Buonasera a tutti, buonasera a tutti. È martedì 16 gennaio 2024. Caro Mirmone, non ci si ferma a sta Juve. 3-0, 3-0, 3-0. Doppietta di Romelu Lukaku e un gol bellissimo su inserimento con la cattiveria che lo contraddistingue di Domenico Berardi. Mi sono perso qualcosa, Mirmone? Mi sono perso qualcosa? No, no, è andata proprio così, è andata. Allora, un gol, uno, no, ma perché lui tra l'altro su punizioni Lukaku le tira bene, c'è proprio il Sì. marchio distintivo, lui su punizione le tira molto bene, quindi molto bene, grande l'attaccante belga preso, Miglior acquisto, grazie Manna, perché sì, grazie veramente. Manna, soprattutto tra l'altro, secondo me l'MVP di oggi è stato ancora una volta Castagne, ancora oggi, un Castagne mai domo ragazzi. Altro mi capisco, Cambiasso volevano la Juventus in mano ai ragazzi. Oh, Mirmone, volevano la Juve in mano ai ragazzini, ma il Ma peso della la maglia, Juve, ma la la Juve. Oh, Juve. e poi non dimentichiamoci che grazie a Dio che quest'anno c'è pure che sia a centrocampo finalmente un regista basso come Dio comanda. Che cazzo era Finalmente. ora, Madonna. Finalmente questo centrocampo gira con che sì, strappato ai petrodollari arabi e questa Juve, grazie al suo condottiero Max, in questo momento va a meno due con una partita domenica che giocherà al Via del Mare, casualità, giocherà a casa mia per andare in testa al Non ne campionato, per parliamo. andare in testa al campionato, poi ne parliamo in privato, ne parliamo, in privato ne parliamo. Ne parliamo in privato. Allora, ci sono un po' di sub da ringraziare. Grazie mille, ragazzi. Forza, continuate ad abbonarvi, dai. Allora, grazie Gabriele, lo chiamo così perché lo conosco, 32 mesi, Roncomat fa 23 mesi con Prime, Piero fa 23 mesi, esalta Vlaovic, grazie Lucia che sarà anche lei presente a Via del Mare domenica sera, grazie Lucia, 21 mesi e Andrea 14 mesi, mi sa che ce n'è un'altra e quindi mettiamo un altro sound, dai, grazie mille ragazzi, forza. Grazie di cuore a Tizio Fittizio 80. Se c'era Lukaku, questa la vincevamo, ci dice Tizio Fittizio. Va bene, va bene, va bene. Io, dato che questa partita, potrei anche farvi il commento, posso dirvi la verità. Un Sassuolo che secondo me non meritava il 3-0, dico sinceramente. La Juventus ha trovato due belle giocate di Vlahovic, un gol più bello dell'altro. Tra l'altro, il primo gol fatto col sinistro mi ha ricordato un gol che segnò quando era allenato da, credo, Iachini in Benevento Fiorentina. Me lo ricordo perché l'ho preso. Io ero talmente fan di, io sono talmente fan di Vlahovic che non è che l'ho preso al Fantacalcio oggi, anzi, con Allegri non l'ho mai preso al Fantacalcio, ma lo prendevo quando era allenato da Iachini perché me ne parlavo. Bene, i miei amici salentini dicendomi: Oh Fabio, guarda Corvino che ha preso la Fiorentina. E infatti ne prese un altro abbastanza forte. Sì, tre gol con 0,91 expected goal. Sì, vabbè, ragazzi, però la vittoria, attenzione, è meritata. Sto dicendo 3-0 è un po' troppo. La vittoria, però, è meritata, ma è stata messa in discussione. Quindi, complimenti alla Juventus e anche ad Allegri che ha messo una formazione, secondo me, molto gagliarda perché. Sta insistendo Virmone su Cambiaso e Yıldız appena tocca il pallone ti fa innamorare del gioco del calcio, quindi io gli do merito perché io non sono disonesto come altri. Vuoi dire qualcosa sul mister, sui ragazzi più che altro? Allora, io ho visto la partita con i ragazzi e le ragazze, in realtà, perché c'era anche Paola su Discord. E quindi il mio giudizio è molto viziato dal fatto che l'ho vista veramente in compagnia, come non vedevo una partita in compagnia da molto tempo. E quindi diciamo che nei molti tempi morti abbiamo cazzeggiato. Perché non è stata una partita con ritmi elevatissimi, non è stata una partita con emozioni particolari, se non appunto tre momenti che sono i due gioielli di Vlahovic e il grande riflesso di Szczęsny Sì. che ha blindato la porta, perché era un tiro che lì per lì sembrava centrale. Poi c'è stata quella deviazione sporca, lui ha risposto molto bene da grande portiere quale che è, e quindi bravi, bravi ragazzi. Non mi è piaciuto Kostic,
e non mi è piaciuto strano e non mi è piaciuto neanche tanto Miretti, anche io spesso lo difendo e lo difendo anche stasera perché penso che abbia 20 anni e l'assist comunque l'ha fatto lui, la punizione se la procura lui, però diciamo che nel complesso non ti posso dire che ha fatto una bella partita, ma così come Rabiot non ha fatto una bella partita. Una bella partita l'ha fatta Vlahovic, l'hanno fatta i nostri difensori e... Bremer da 7 in pagella. Bremer, guarda, Bremer, io sono proprio contento perché avevo molta paura, nel senso che comunque lui è arrivato l'anno scorso con molte pressioni perché è stato pagato tanto e invece sta facendo molto molto bene. Danilo, anche lì, durante la partita su Danilo lo sai Fabio, cioè io non è che penso che sia un grande giocatore, per me è un giocatore normalissimo Danilo. Sì. Però anche lui però mi fa simpatia, io Danilo non lo riesco a odiare, Danilo mi fa simpatia e ha fatto un paio di quegli interventi diciamo da applauso per la curva, un paio di scivolate, un paio di anticipi, quindi ripeto, i difensori li posso giudicare, dal centrocampo in su già di meno, ti posso dire appunto che Ildiz è una roba che ti fa ricordare che cos'è il gioco del calcio, che Vlahovic stasera ha messo... Voglio fare lo stronzo, però Vlahovic... No, lo voglio fare io. Lo farò anche io, però solamente la statistica, anche oggi, perché ve lo ricorderete poi tra 2 settimane. Io spero che continui, faccia altri 20 gol, non peraltro perché devo vincere una scommessa con un twitterino che mi ha rotto il cazzo quest'estate, quindi già uno. Due, la cosa voglio dire, però... Ragazzi, Vlahovic ha fatto 2 tiri in porta, 2 gol. Non continuerà a fare 2 tiri in porta perché a futura memoria ci sarà la giornata in cui 2 tiri in porta, magari la punizione prende il palo, il tiro da fuori aria fa un miracolo con Sildi. Non può capitare sempre, ma sono 2 tiri in porta. C'è il mago Dazon. C'è il mago Dazon e subito col mago su Dazon. Grazie ai ragazzi che mi avete segnalato. Un attimo che ci vuole un po' di tempo con Dazon, oggi non l'ho caricato perché pensavo che uscisse più tardi. Invece, è uscito subito e si vede che è allegro oggi, dai. Si vede che è allegri. Bella, d'autogol questa, d'autogol. Molto cringe, bella. Infatti. Molto cringe. Sentiamolo, eccolo qui, il mago che parla, vai. Siamo contenti, però credo che bisogna pensare a quello che sarà la partita di domenica a Lecce, perché abbiamo 49 punti. E non avere paura del Lecce, dai! Migliorare e stare in silenzio. Allora, visto che sceglie low profile e visto che ha visto tutti gli highlights con noi... Che è successo? Perché stare in silenzio? Oggi che puoi parlare? Ma cagaci in testa! Ma perché in silenzio? Perché inizia a crederci, Fabio. Iniziamo a crederci un po' tutti e quindi nel caso in cui è ovvio che poi devi ingoiare la merda se la gente ci crede e poi non glielo porti a casa. Ma ragazzi, fa parte dello sport, cioè, bisogna saper vincere. Vabbè, ma lui è un cagone, dai, lo sai, Fabio. Vabbè, sentiamo, la faccia la stai vedendo, tu che la puoi vedere, la faccia è tesa, sentiamo. Ma è ovvio che è tesa. La prima cosa che le è venuta in mente guardando gli highlights con noi, riguardando subito la partita. No, che è stata una bella partita, abbiamo avuto occasioni, abbiamo sbagliato alcune volte tecnicamente, bisogna essere un pochino più lucidi vicino all'aria. Direi non era assolutamente semplice, i cambi quando sono entrati hanno fatto bene e questo per noi è molto importante. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare, come dico sempre, sui nostri limiti, migliorare e soprattutto tenere questo spirito di squadra, questa coesione che è molto importante. Giorgia, studio. Dario Marcolin per Allegri, vai tu. Sì, ciao Max. Con Ale Matri, che siamo qua insieme, abbiamo avuto la presunzione prima della partita di dire: se conosciamo bene Allegri, se il Sassuolo va e cerca di fare la partita, la Juve vince 3-0. E così è stato, giusto Ale? Sì. Allora, ti chiedo una cosa, perché la Juve sa fare tutto, sa aggredire, sa ripartire, attacca con 6 giocatori, 2 attaccanti, 2 quinti, 2 interni di centrocampo. Ti chiedo anche l'approccio, tu spesso martelli la tua squadra, no? Perché la vuoi subito con l'approccio, cioè sembra che hai creato una mentalità e una macchina perfetta. Qual è il segreto di questa squadra? Perché veramente la gioiosa macchina da guerra di Occhetto comunque produce molto.
Guarda, stasera giocare contro lo Udinese è sempre complicato, perché comunque loro tendono a spezzarti la partita e dopo lì, Sassuolo, quando spezzi la partita, dopo può succedere di tutto, come è successo laggiù in casa loro a Sassuolo. E stasera, ragazzi, ho detto, è importante dare una buona pressione, avere una buona reazione alla palla persa, e quando non riusciamo a fare questo, l'importante è mettersi tutti dietro la linea della palla, a quel punto lì rallentare le giocate e non scatenargli la velocità. E ragazzi, sono stati molto bravi. Comunque capire anche i momenti della partita è molto importante, è un senso di maturità e di gestione della partita in quei momenti. E su questo, nonostante che abbiamo anche tanti giocatori con meno esperienza, stiamo crescendo, e di questo sono molto contento. Allora, da Dario Marcolini che ha giocato bene a Cagliari, Alessandro Matri che invece ha allenato in più occasioni. Ale. Sì, ciao mister, buonasera. No. Ciao Alessandro. No, nel 2014, mister, hai in rosa Coman, e decidi di farlo esordire la prima di campionato e poi a fine campionato colleziona 14 presenze. Quest'anno, alla prima di campionato, ti sbilanci su Ildiz e arrivi a metà campionato dove Ildiz è non un titolare ma quasi una prima scelta. Volevo chiederti intanto se vedi delle similitudini come potenziale di giocatore. E poi volevo chiedere a te, mister, dove cade il tuo occhio quando vedi questi giovani giocatori alle prime esperienze in grandi squadre? Un culo, due chiappe. Ma detto, di chi è che va detto delle chiappe? Aspetta. Come quando da bambini ci dicevano butta un pallone, e uno che la stoppa e la passa in modo come la passa Ildiz, ce ne sono pochi, perché lui difficilmente sbaglia le scelte, difficilmente il pallone arriva in modo sbagliato. E su questo, cioè, è qualità innate, non è che le ha insegnate nessuno. Per quanto riguarda invece Coman è un giocatore diverso, un esterno, un giocatore che fa meno gol. Lui, il ragazzo, l'ha sempre messo da seconda punta, in realtà, la Juventus. Devo fare cronaca anche qui, è impossibile. Ragazzo, giovane, sicuramente tra un po' arriverà il momento down, perché è normale che sia così, perché ha 18 anni, fortunatamente davanti abbiamo 5 attaccanti, ora rientrerà anche Ken, e quindi su questo sono sereno. Ecco, però ora sta facendo bene, Chiesa sta rientrando, sono contento per il gol fatto. Però voglio che lui faccia molto di più, perché è un giocatore importante, e da qui alla fine chi è che dovrà fare la differenza saranno quelli davanti. Se Lautaro per l'Inter è imprescindibile, per cosa può diventare per voi Dusan Vlahovic? Vlahovic sta crescendo. Innanzitutto oggi ha giocato, per dire, quando è entrato l'altra sera contro il Frosinone ha fatto una brutta mezz'ora. Lo sa, ci ha parlato, perché è entrato, voleva spaccare tutto, giustamente. Che in realtà un attaccante non si deve permettere di maturità. Stasera stare zitti e lavorare, li fai il passettino alla volta. Stasera ha giocato una partita più lucida, più serena, si è arrabbiato di meno con l'arbitro. È un percorso che deve fare, è un 2000, quindi ha tutti i margini di miglioramento e il tempo davanti a sé, ecco. Però non deve cadere, per dire, in quegli errori che ha fatto l'altro giorno con Frosinone, quando è entrata a mezz'ora alla fine. Le piace il ruolo di cacciatore, Allegri? Di chi? Di cacciatore? Cacciatore. Sì, perché sa che c'è la lepre, la lepre che è davanti. Il cacciatore che insegue la lepre, ma noi, come detto da Beppe per Marotta, forza, perché se c'è una lepre davanti e se c'è uno davanti c'è qualcuno dietro che insegue, come il gioco di guardie e ladri, uguale. Chissà che il ladro ti spendi qua. Noi bisogna essere molto bravi, stare sereni. La domenica andiamo a Lecce, un campo difficile, una squadra difficile, e quindi bisogna zitto, perché bisogna prendere 3 punti, soprattutto perché intanto oggi abbiamo rimesso la quinta, credo, a 16 punti. Che già 18 partite alla fine, 16 punti sono 5 partite, e questo è molto importante. Ecco. Poi dopo vedremo. Sotto l'aspetto mentale, cosa significherebbe arrivare davanti al Derby d'Italia, seppur virtualmente? Noi pensiamo partita dopo partita. Vincere a Lecce sarebbe molto importante, però troveremo una squadra difficile. Vincere a Lecce è sempre difficile, perché poi vengono sempre partite non belle, combattute, quindi vengono anche i villani allo stadio, la teoria dei piccoli passi, insomma, Allegri. Assolutamente, anche perché non si può fare altro. Giustamente, perché grazie. Possiamo giocare 2 partite in una. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo. Buona serata, buon proseguimento. Vabbè, parliamo d'altro. Va bene, si è ripresa. All'inizio era un po' ombroso, poi si è un po' ripreso. Sì, un po' ripreso. Forse non aveva, cioè, la
No, la visione di Giorgio Rossi l'ha un po', secondo me, ringalluzzita. Bene, c'è una bella donna, Giorgio Rossi, assolutamente. C'è l'usura e l'umare, lui niente. E Allegri è un noto maiale, quindi. Fabio, per chi tifano, per una grande serata di sport, una grande serata di sport, va bene, sì, sono in est, Davide, sono in est, domani, se tu vieni ci salutiamo, caro Davide, va bene. Allora, volevo mostrarvi un po' di materiale, ma c'è una sub, quindi prima la sub e poi il materiale. Anzi, raga, continuate a subarvi, forza, dai ragazzi, dai una mano. Grazie mille a Dani95, rinnovo per LB in onore di Dusan Vlahovic, mio attaccante. Un abbraccio, ragazzi, grazie mille. 15 mesi, livello 1. Thank you very much. Allora, volevo mostrarvi e farvi sentire un po' di materiale. Tu cosa preferisci prima, le immagini o le parole, Virmone? Faccio decidere a te. Prima le immagini, quindi ci manteniamo un po' soft, perché boh, adesso sono tutti bravi a dire... Duscia, com'è il coro? Duscia. Però non è stato sempre così. Io non per, ripeto, la facciamo per ridere, ragazzi, perché magari qualcuno potrebbe dire a me: Villani, tu sei un antiallegrista e mo Allegri sta facendo bene. Ed è giusto, bisogna essere un po' incudine, un po' martello. Però volevo mostrarvi un paio di immagini che nell'intervallo di questa partita di Juve-Sassuolo mi hanno mandato dei ragazzi su Discord. La prima è questa, con la faccia di Zuliani, soprattutto, a me fa ridere l'espressione di Zuliani. Questa. Facciamoli rosicare. Cioè, poi ci hai capito che poi non è tanto per ci serve. No, perché dobbiamo farli rosicare? Ma queste cose mi fanno morire, te lo giuro. Fa morire veramente. Allora, sai cosa vi dico? Speriamo che Allegri vada all'Inter, facciamoli rosicare. No, non c'ho niente contro che il mister Garoncio, non ho mai avuto l'opportunità di parlarci. Sì, Zuliani sì, purtroppo, signor Gattaro, Zuliani l'ho sentito parlare molto spesso in modo abbastanza così del calcio. E va bene, questa è la prima. Oh, si scherza, ragazzi, sì. Assolutamente. C'è un'altra sub? Sì, c'è un'altra sub. Hai due mafie, ma che nick è questo? Ci scrive consigli uno di noi. Ma perché? Ma no, dai. 3 mesi con Amazon Prime, grazie mille. E poi l'altra cosa, questa è un po' da rant. Non vi nascondo, un po' voglio rantare. Sempre immagini, poi c'è anche le parole. C'è questa cosa qui, c'è questo dibattito. Io non c'entro niente, io sono bloccato da Nicolino, ragazzi. No. Allora, sono bloccato. Zoom un attimo. Io non ho mai detto che la Juve deve cedere Vlahovic e prendere Lukaku. Dove, quando? E questa è un'opinione legittima. Il signor Guerriero 2375 gli risponde: no, tu no, era il Fantino in panchina che li preferiva il paracarro. Ora, io... capisco che tu sei, Mirko, io capisco che tu sei fan di Massimiliano Allegri, lo posso capire, non c'è niente, e tra l'altro non c'è niente di male, però perché non puoi essere un fan onesto di Massimiliano Allegri? Perché se tu rispondi a questo ragazzo che non c'entro niente, ovvero non ha mai fatto questa richiesta Massimiliano Allegri, ora Mirko, perché ci devi raccontare queste fesserie? Di semplicemente... ha fatto la richiesta, non è andata a buon fine perché Pochettino non ha accettato Dusan Vlahovic e poi Allegri è stato bravo magari a livello mentale a sbloccare il ragazzo serbo. Cosa c'è di ma? Perché non riesci? Si può essere allegristi, è una cosa brutta, mi rendo conto che è una cosa brutta, ma si può essere allegristi ma onesti. Io semplicemente questo vi chiedo, di essere onesti, nient'altro. Anche perché... ricordiamoci, quest'estate il signor Zazzaroni teneva i messaggi. Esatto. Teneva i messaggi. Quindi dire che stai dando anche implicitamente a Zazzaroni del bugiardo. Che magari è vero. Sì, però in quanto giornalista dovresti pensare che il direttore di Tutto Sport sia una persona sincera. Fermi, no? Fermi tutti!
Ma quello che è lui quello che ha scritto il messaggio, è lui, è Riccardo Str. Sono io, mi sono incazzato e gli ho risposto un po' male, scusate. Riccardo, vuoi entrare in live in questo momento? Vuoi, te la senti anche solo audio? Se vuoi ti mando subito il link, sei il mio idolo, sei il mio idolo. Caro Riccardo, per me sei il mio idolo. E voi siete onesti, cosa c'entra? Senti, io sto leggendo i tuoi messaggi, sei su questa live e ti vogliamo bene, io non ti voglio nemmeno mandare a fare in culo, anche se sono molto tentato, devo dirti la verità, mica disturbo, sono tentato dal mandarti a fare in culo. Ma Zazzaroni, non c'entra niente con la Juve, hai ragione, ma per fortuna o purtroppo c'entra molto con Allegri, o c'entra molto con l'allenatore che oggi ha perso il posto di lavoro, il signor José Mourinho. È colpa mia se Allegri si sceglie Zazzaroni come amico, è piatela con Allegri, è colpa mia, io mi sceglierei come amico, mi sono scelto come amico Virmone. Virmone, mi dispiace, io e te, io ti considero un amico. Se Zazzaroni invece è amico di Allegri, è colpa mia, prenditela con Allegri, prenditela con Zazzaroni. Ma io poi non ho mica detto, io però non ho mica detto che Zazzaroni c'entra con la Juve, io ho detto che Zazzaroni quando parla di Allegri, quando parla di Mourinho, oggi Zazzaroni ha pure pubblicato dei messaggi privati con Mourinho, esatto, tra lui, quindi, e Mourinho, secondo voi non se li mandano con Allegri? Ha ragione Virgone. Oh, quindi partendo da questo presupposto il signor Nicolino sbaglia a dire che non è vero che Allegri voleva Lukaku. Punto. Basta. Ma ragazzi, perché quando si tratta di questi argomenti, io poi non sopporto le opinioni di Zazzaroni, non sopporto il suo modo di fare, ma per quanto riguarda le sue informazioni, e nello specifico su Allegri, su Mourinho, e probabilmente anche su altri che magari io non seguo, perché io seguo fondamentalmente la Juve. Certo. Ragazzi, io quando lui dice una cosa mi fido. Ragazzi, a me quando Zazzaroni mi dice che questo è l'ultimo, quando Zazzaroni mi dice che questo è l'ultimo anno di Allegri alla Juve, io gli credo. Poi magari cambierà idea Allegri, ma io gli credo. Ruscia ancora. Ma tu mi senti? Un pochino sì, ma credo che sia il filo delle cuffie, credo. Adesso non lo sento più il fruscio, adesso niente. Allora, leggiamo, ma ti rispondo, siete contenti per... Io sono contento per molti ragazzi. Sono contento per Vlahovic. Anzi, ti dico poi questo. Parlo di Lukaku, cosa te ne frega? Ma io credo che la domanda principale sia quella, cioè, al signor mica disturbo, il martedì sera alle ore 23, ma cosa gliene frega se io parlo di Lukaku? Ma è questo che l'attaccante, cioè, io voglio parlare male dell'attaccante della Roma, posso? Da Juventino, non si può. E sai che ti dico, mica disturbo, che continuo a parlare male dell'attaccante della Roma, perché adesso vi faccio ascoltare un audio. Oh, anche qui prendetela sul ridere, ragazzi, prendetela sul ridere, noi vogliamo divertirci. Fatevela una risata. Anche perché adesso lo ascoltiamo, lui e l'altro amico. Mettiamo solamente l'audio e ascoltate, fate molta attenzione alle parole del magico duo Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini. Prego. Ma è talmente evidente che c'è una Roma prima di Lukaku e dopo di Lukaku, sì, considerati i 5 minuti contro il Milan assolutamente simbolici, sì, è spiegata dal gioco e dai risultati, perché con Lukaku segni un gol a partita, anche la squadra gioca meglio. Fai pensare una cosa. Lukaku segna un gol a partita. In realtà oggi Vlahovic ha superato Lukaku proprio come marcatore, avendo anche Lukaku più minuti di Vlahovic, e due, e la Roma gioca meglio. Come sta la Roma, Virmone? Mi aggiorni come sta la Roma in classifica? Non lo so, molto dietro, credo una ventina di punti indietro, non lo so. Sta nona la Roma è nona in questo momento, è nona in classifica, nona, Lukaku. Con Dybala, Lukaku. Prego, vai, andiamo. Una cosa, penso che non sbagliassi quando dicevo che forse era meglio per la Juve avere Lukaku e non Vlahovic, però magari... No, beh, ma come gli allenatori hanno i bonus per i punti, i calciatori, noi abbiamo i bonus per l'umiltà, per i nostri ospiti. Tra l'altro è il mio amico Calle, posso farmi, fa troppo ridere. E anche stasera al Circo Massimo decide Vlahovic, è un gol di Berardi che non è arrivato.
Ed è arrivato Chiesa invece al circo massimo. Ciao Callegari, io per me mi diverto. Andiamo avanti. No, ma io non sono mai stato umile, cioè perché dovrei siamo esserlo... sicuri di non pagare? Perché dovrei essere umile? Dovrei essere umile oggi. A me che non sono umile. Non sono che la Roma c'ha meno punti di Monza e Frosinone, ha preso un gol in più di Frosinone con Carisi, Romagnoli, Ocoli, Marchizza e Turati in porta. Quindi non è che manca Smalling, c'è qualche altro problema al di là di Smalling. È l'allenatore che è scarso. L'ho fatto ascoltare tutto perché poi c'era la perla finale. È l'allenatore che scherzo. E Ivan, sì, Ivan è andata male. Ivan è andata male. Un grande abbraccio a Ivan. Io da questa mattina, appena ho letto la notizia, sto godendo. Manco fossi un abbonato in Curva Sud. Sto godendo. Che ci devo fare? Sto godendo, sto godendo. Grazie per la sub, Enrico. Grazie mille per la tua sub. Andiamo. Allora, grazie mille Enrico, fai 14 mesi con Amazon Prime, grazie di cuore, siamo a quota nei 31 giorni a 266 abbonamenti, ragazzi almeno 300 fateci superare, dai, almeno 300 negli ultimi 31 giorni, forza, coraggio, non so quanto sia la quota del mensile, ma domani al caffè vi sapremo dare il numero esatto, anche un po' per raccapezzarvi. Allora, direttore, leggi questo, l'intervista di Allegri post partita è stata un capolavoro. Lavoro, mi duole dirlo, ma risposta a Marotta in tema di Guardiola è stata meravigliosa. Ma sì, è stato un siparietto simpatico quello, Daniel, chi lo mette in dubbio? Assolutamente, assolutamente. Allora, non so se vuoi aggiungere qualcosa sul duello scudetto, sulla partita, Virmone, vai, altrimenti vorrei commentare proprio al volo, prima di salutarci, una notizia che è arrivata mentre la Juventus giocava e poi mi è arrivata un'indiscrezione bella pesantuccia che tu non sai, che nemmeno tu sai, mentre la notizia arrivava. Però se vuoi aggiungere qualcosa sulla partita, sulla Juventus, sul duello scudetto, lascio a te, così poi concludiamo l'aspetto campo, perché queste sono live politiche ormai. Ma guarda, Fabio, sinceramente, io temo che lo sveglione prima o poi arriverà, perché io adesso non penso che vinceremo tutte le partite da qua fino alla fine. Come dicevamo anche ieri con Zebra, vediamo come arriviamo allo scontro diretto. Quello sarà veramente, veramente il giro di boa di questa stagione. Lo giochiamo fuori casa, quindi sicuramente partiremo sfavoriti e vediamo. Vediamo un po' che succede. Va bene, allora andiamo. Ragazzi, se volete chiedere qualcosa sulla partita, sul duello scudetto, o andiamo sulla notizia, sta a voi, io lascio decidere la chat, avete voi, come si suol dire in questi casi, da live la fate voi. Domande, dai, magari leggi un po' di allora, domande. Fermi, solo per me questa stagione mi dà vibes da scudetto di Milan di 2 anni fa, dipende dallo scontro diretto, vediamo se troviamo colui che si gira, no? Quello che si gira la Giroud, chi si gira? Vlahovic? Non lo sappiamo, se si gira Vlahovic, sono due sub intanto ragazzi, grazie mille. Allora, si è riuscito ad abbonare Newpen dopo che non ci riusciva per 20 giorni, non so, lo ringraziamo, grazie mille, 32 mesi, e poi la prima cosa che fa è regalare la sub a Disturbo. Signor Disturbo, lei ora è pregato di entrare nel nostro server Discord, lei è pregato di entrare nel nostro server Discord, dice ma come, ma almeno allora, parte, sì, ringrazia almeno chi ti ha regalato la sub, dai, almeno per educazione si ringrazia chi gli ha regalato la sub. Allora, se vinci lo scontro diretto vinci il campionato, io ti dico questo Virmone, secondo me Inter-Juve finisce X, 0-0, 1-1, 0-0, per me nessuna delle due avrà il coraggio di sbilanciarsi più di tanto. Dici che sarà una partita come quella dell'andata? Sì, perché siamo a febbraio ragazzi. Tu che dici? So. Io non credo, Fabio. Io invece credo che l'Inter proverà a chiudere il discorso. Non credo che ci sarà lo stesso tipo di rispetto che c'è stata all'andata. Penso che se l'Inter poi dovesse magari anche arrivare sulle ali dell'entusiasmo, magari vincono la Supercoppa, magari
magari arrivano poi su, con una striscia vincente. Non lo so, non è una partita che ad oggi manca ancora troppo. Lo so, cioè 20 giorni sono tanti. E non riesco davvero a farti una previsione ora. Ok, concordano con te. Per esempio, l'Inter la vorrà chiudere. Secondo me, a loro della Supercoppa, secondo me, a nessuna delle quattro che posso dire, a nessuna delle quattro in Arabia. A nessuna della quattro in Arabia gliene frega un cazzo della Supercoppa. Sarri ha detto: cosa andiamo ad andare a fare in Arabia a prenderci questi soldi? L'Inter forse non ha detto niente, ma secondo me hanno più la testa sul campionato. Il Napoli ha altri pensieri, oserei dire, e la Fiorentina non c'ha manco la rosa per affrontare quattro competizioni: Conference League, campionato, Coppa Italia, semifinale e Supercoppa. Preferirebbero stare a casa, però questo è. Io tra l'altro sposo in pieno per una volta le parole di Sarri, per una volta. Io sapete che non mi piacciono quando si lamenta sul calendario, però quando dice: ma guardate che la FA Cup si gioca tutti gli anni a Wembley e mi pare che sia ancora seguita, perché la Liga, la Serie A devono andare in Arabia Saudita a pigliarsi sti soldi, a raccattare sti soldi in paesi in cui magari del calcio manco gliene frega niente? Sarà politically incorrect, come volete voi. Io condivido le parole di Sarri, ragazzi, sinceramente. Non so se Virmone la pensa come me. È ma triste, sì, cioè, pure quadrangolare. Guarda, allora Fabio, ci può essere qualcuno che per fare un po' il pignolo potrebbe dire a Sarri: che cosa fai? Sputi nel piatto dove mangi. Però è giusto che chi ha la possibilità si esprima, perché è proprio come ha detto Sarri, è giusto raccattare soldi, ma prova a raccattarli in qualche altra maniera, cioè non dagli arabi per andare a giocare tre partite allucinanti a Riyadh a cavallo tra gennaio e febbraio per una competizione che non esiste, perché la Supercoppa non è mai esistita. Cioè, ma che roba è? Dai, la Supercoppa era il primo torneo della stagione che giocava in ciabatte ad agosto, chi la vinceva la vinceva, vabbè. E mo adesso a quattro squadre, io le motivazioni le capisco, perché questi giocatori, anche parliamo anche dei professionisti, cioè perché tu devi spostare quattro squadre, quattro rose, quattro dirigenze, quattro dall'altro capo del Mediterraneo? Perché raccattali da un'altra parte i soldi, no? Cioè vai, anche perché quanti soldi prenderà poi la Serie A da questa situazione? Cioè, c'è le cifre non ce le ho, sinceramente, non le ho, ma qualche milioncino lo prende, dai, qualche milioncino. Però non penso che non ci siano altri modi. Ma cazzi, va bene, guarda come scalpitano, notizia. Allora, la notizia ce la dà LAFC, che era squadra in MLS, ce la dà LAFC. Perché? Però oltre alla notizia poi c'è l'interpretazione della notizia che mi è stata data in privato, e ringrazio sempre chi me le dà. La notizia è questa: il signor Giorgio Chiellini, me lo zoomo, legendary defender, former LAFC player Giorgio Chiellini, mi piace la pronuncia, will remain with LAFC as a player development coach, quindi resta da assistente allenatore alla squadra MLS di Los Angeles. Questa è la notizia, e grazie al cazzo che... Attenzione, quello che mi è stato detto più volte, va detto da 20 giorni, caro Virmone, è questo. Uno, nonostante lui abbia fatto, ma anche giustamente, un po' di giri di televisione annunciando il ritiro, eccetera, 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 a Torino non c'è spazio. A Torino di dirigenti ce ne sono troppi. Quindi non solo ce ne sono troppi e ne arriveranno da Napoli, perché Giuntoli non ha finito. Giuntoli aspetta che a giugno arrivino altri professionisti che lui, di cui lui si fida, di cui lui si è servito negli anni passati, per completare il suo team, perché oggi Giuntoli sì ha un ruolo importante, lo stiamo vedendo nella non attività, perché la non attività è un'attività, ovvero per esempio Virmone lo saprà perfettamente che lo spazio di Ildiz oggi è dovuto al fatto che magari Giuntoli dice gli attaccanti per esempio non ne prendiamo, punta su quello lì, è un'attività. Poi non la vediamo, no, su Di Marzio, sui vari siti, ma l'attività. E quindi questa è una.
E l'altra cosa che mi è stata detta proprio mentre giocavano, io ho detto porca troia, così, è che qualcuno che oggi era sul terreno di gioco a bordo campo all'Allianz Stadium ha spinto politicamente molto per il ritorno di questa grande leggenda bianconera, ha spinto molto, non gli è andata bene nemmeno questa. Ora, facendo uno più uno, Virmone, e non gli va bene Lukaku, e non gli va bene Berardi, e non gli va bene Chiellini, e io, porca miseria, io voglio solidarizzare con lui, porca miseria. Non meriterebbe di avere qualche un riconoscimento, sì, un qualcosa, ma perché bisogna trattarlo così? E non lo so. Quindi meriterebbe anche lui di lavorare con gente fidata, sì, se lo meriterà. Sì. E non solo, non solo. Vabbè, ma lo siete stronzi, però. Volete sapere tutto, però. Gliela devo dire? Diciamo, lo sai tu, io non so niente. Allora, lo voleva al posto di chi lo scorso anno è andato non alle mani, come si dice? Alle mani? Come si dice? Lui, la chat già ci ha preso. Ok, ok. Quindi, ripeto, fate uno più uno. Ora, io non lo so se... Io mi fido della fonte, delle mie umili fonti, faccio come Zampini, ho le umili fonti, la ringrazio perché è una brava persona. Virmone, io ti ho dato gli assist, lei cosa cucini lei ora il piatto con questi ingredienti che gli ho dato? Che si sta presentando lo scenario che io ho sempre ipotizzato, cioè che questo è l'ultimo anno di Allegri. Io credo che la ragione sia anche un'altra. Sì. Scivolo nel complottismo. Ma i nomi che stiamo facendo, sì, sono leggende della Juventus, ma sono anche molto vicine all'ex presidente della Juventus, che per l'attuale dirigenza non è il massimo della vita, ragazzi. Non è il massimo della vita. Ma lo dico proprio professionalmente parlando. Cioè, professionalmente parlando, se tu hai, tu proprietario, hai fatto fuori una dirigenza per rimpiazzarla completamente di tuoi uomini, anche se poi queste persone... Sta frusciando tanto? Tu mi senti frusciare? Pochino, però ti sento, non c'è, dai, un pochino di fruscio, però si sente, dai. Mi dispiace, cazzo. E quindi niente, quindi io sono convinto che non sarebbe una scelta saggia mettere poi in società persone che sono molto vicine alla vecchia dirigenza. E quindi per me questi sono segnali. Poi magari non vuol dire niente, perché magari adesso Chiellini fa sta roba di 6 mesi e poi fra 6 mesi alla Juve. Non lo so. Fede, gli hanno fatto capire che non c'è trippa per gatti. Voglio sbilanciarmi, dai. Ma meglio così. Non c'è trippa per gatti. Ma non lo dico esultante. Perché ce ne sono c'è Storari, ce ne sono tanti ragazzi, non c'è spazio, non c'è no posto, no ma infatti guarda che non è perché Chiellini mi sta sul cazzo, ma no, lo diamo come notizia. Uno, poi non sta scritto da nessuna parte che un buon calciatore sia anche un buon dirigente, cioè, o che un buon giocatore sia anche un buon allenatore, o che un buon allenatore sia anche un buon dirigente, non sta scritto da nessuna parte. E quindi dato che la società, soprattutto dal punto di vista finanziario, è da rimettere in piedi, io preferirei adesso prendere dei contabili piuttosto che delle ex bandiere da mettere dietro una scrivania. Certo. Le porte per le ex bandiere saranno ovviamente sempre aperte. Se Chiellini non ha ancora una stella allo stadium, che gliela facciano immediatamente. Ma da lì a diventare improvvisamente un dirigente dopo che ha appena mollato gli scarpini, anche no. Allora, anche qui, io qua non faccio dietrologia, Manuel, io ti dico semplicemente questo.
per congiunture, culo, eccetera. Andiamo con ordine. Lukaku è arrivato? No. Berardi è arrivato? Trattativa dove... come si chiama? Carnevali aveva detto, io aspettavo, avevo l'appuntamento con la Juve, mi hanno lasciato al bar, eppure ho pagato pure il conto, ha detto Carnevali quest'estate, questi sono fatti. Mercato di gennaio, voi sentite parlare di Samardžić, Jordan Henderson, Calvin Phillips, tantissimi nomi altri, non è arrivato uno, ho giunto, li ho già detto, guardate che arriva, Thiago Jalot, che è un giocatore presumibilmente che la Juventus utilizzerà molto di più il prossimo anno perché viene da un crociato, non credo che scalzerà questi qui che abbiamo ora, centrali difensivi, Gatti, Lugani, Alessandro, Bremer, Danilo, eccetera. L'altra cosa, è questa sta cosa di Chiellini, è un altro segnale. Chiellini, anche se non l'hanno mai inquadrato, e tra l'altro su quella roba lì qualcuno mi ha raccontato qualcosa, ma questa non ve la posso dire, e anche se era allo stadio Juve-Roma e ha cercato di, ma anche giustamente, di autocandidarsi, di dare la vicinanza al club, per cui ha dato tutto in carriera, perché in carriera sul calciatore Giorgio Chiellini non dite niente e non dovete dire niente, grande rispetto, massimo rispetto per Giorgio Chiellini, e niente, quindi non so se non lo vogliono più accontentare in futuro, non lo stanno accontentando, questo sì, questo è un fatto, non possiamo dire altrimenti. Poi lo accontenteranno per un rinnovo di contratto? A me dicono di no, però fino a marzo, aprile c'è tempo, e quindi magari con uno scudetto, con degli obiettivi sportivi, eccetera. Io penso sempre che resti, tra l'altro. Io vedete che c'è un distaccamento tra il me che dà le notizie, quelle che arrivano, e le mie sensazioni. Io sono pessimista e Birmone mi rompe anche le palle perché sa che io sono abbastanza, no? Mi sopporta, però una cosa sono le notizie e una cosa sono le sensazioni, quindi vediamo. Allora, per me Allegri si è trovato a decidere nel momento in cui non c'era una dirigenza, ovviamente appena la dirigenza è stata fatta in modo serio ognuno torna a fare il suo lavoro, che è un po' quello che succede in tutte le aziende, Birmone, no? Se si sente ancora frusciare pochino, però si sente, non è un problema, leggermente un piccolo fruscino, ma non siamo mica, non abbiamo i soldi di Zampini noi, quindi il fruscio va benissimo. Si sente pure il fruscio nelle live di Zampini, si può sentire anche LB. Vai. No, sai che io sono, lo so. Precisetti, quindi chiedo comunque scusa. Com'era la domanda? No, la domanda era come in tutte le aziende, quando in assenza con un voto di potere c'è qualcuno che non se ne approfitta, prende quel ruolo lì e poi quando torna alla dirigenza viene istituito un organigramma, le cose tornano al loro posto, Birmone. Questo è il messaggio. Assolutamente, diciamo che allora, quando ovviamente ci raccontavano che Allegri faceva tutti i mestieri esageravano, perché naturalmente non è che negli uffici della Juve c'erano solamente arriva bene Nedved e Cherubini, c'erano anche altri dipendenti, quindi non è che non lavorava nessuno. Giustamente lui può essersi preso determinate responsabilità in determinati momenti là dove appunto non c'era la figura chiave dell'amministratore delegato, del direttore sportivo, eccetera eccetera. Ad oggi, queste figure ci sono e Allegri sarà anche più libero quindi di pensare solo a di lavorare alle partite, certo, di fare il tuo lavoro. Esatto, io sono convinto, non avrò mai una certezza, magari prima o poi parlerò con qualcuno anch'io e mi darà e mi confermerà questa cosa, ma io sono convinto che nella serenità dei giocatori c'entri molto anche Giuntoli quest'anno, perché ce l'hanno sempre raccontato quando stava al Napoli, ci hanno sempre raccontato che Giuntoli era un dirigente di campo, che andava tutti i giorni agli allenamenti, che tutti i giorni andava in campo durante gli allenamenti a parlare con i giocatori. Io non penso che abbia cambiato il suo modo di lavorare e quindi non credo solo che anche lui... Ti do un assist, perché quello che mi è stato detto in questi giorni di discordate eccetera eccetera eccetera, che Giuntoli ripete ai suoi giocatori ma anche ad altri dirigenti eccetera, signori io puzzo di campo, dice proprio questa espressione, la dice proprio lui, e quindi
quel lavoro lo sta facendo egregiamente, dando, ma ripeto, questo è anche un merito di Allegri, la giusta serietà ad Allegri, per esempio, nel preparare la partita col Sassuolo, quella contro il Frosinone, quella con la Salernitana, quella che sarà con l'Inter, eccetera. Quindi ognuno deve fare il suo mestiere. Chi voleva scavalcare qualcuno per costruirsi, ti ricordi quelle uscite di Agostini? Costruisci tu la tua Juventus col primo Allegri voleva fare così, costruisco Fabri la mia Juventus, la Fabri editore, esatto, esatto, non l'ha costruita la sua Juventus. Giuntoli sta costruendo, immaginiamo, la sua Juventus, speriamo che sia vincente e forte, questo volevo dire, tutto qua. Leggiamo qualche messaggio. Ragazzi miei, nemmeno per cacciare un papa ci sono queste mura. Questo è vero, su questo hai ragione. Se lo vogliono cacciare ci vuole un minuto, se sempre lì vuol dire che il resto sono discorsi, perché se per cacciare un allenatore ci vogliono 2 anni abbiamo un presidente che è uno schiavo. Vedremo, Ralfone, la risposta e ce l'avremo. Io sai cosa gli posso dire io a Ralfone? Che non siamo più un'azienda padronale, e non essendo un'azienda padronale a prendere le decisioni ci vogliono 1000 mosse, 1000. Sono partite a scacchi anche quelle robe lì, ragazzi. Quindi tu devi, se questo, io sto parlando tutto per ipotesi, se nell'idea della dirigenza c'è quella di salutare Allegri un anno prima della fine del contratto, ovviamente tu cerchi di creare una strada per la quale sarà poi invece lui magari a salutarti, e quindi non dovergli dare neanche l'ultimo anno di stipendio. Io te l'ho fatto lo scenario, no? Cioè tu magari me lo escludi, ma io uno scenario come quello di Conte del 2014, eventualmente quest'estate, non lo escluderei, perché sono sicuro che Allegri non può e non vuole affrontare una Champions League con questa rosa, quindi chiederebbe sicuramente un certo tipo di rinforzi. Un certo tipo di rinforzi che noi ad oggi possiamo permetterci. Quindi hai capito, tu devi giocare tutto su queste cose qua. Cioè, se possiamo dirlo, se fossi anche un pochettino più stronzo, sta roba qua arriva anche al limite del mobbing. Capito? Perché PA7+2, dai, affanculo, sì, dai. Vabbè, però ci siamo capiti. Cioè, se Allegri va al bagno della Continasse ed è finita la carta igienica, e quando va dal magazziniere gli dice: ma dove sta la carta igienica? Quello si gira dall'altra parte, fa finta di non averlo sentito. Cioè, sarebbe bellissimo. E tu, ma succedono quelle cose lì, Poi lo chiama Giunti, dice: oh, ma ti ha chiesto oggi la carta igienica? E dopo così cambia di riposo. Sì. Sarebbe meraviglioso. Io un cinepanettone così lo guarderei, devo dire, lo ammetto, lo guarderei. Ma sapete che i miei gusti vanno molto sul trash. Però Scaravino non sta capendo niente, non capendo niente di calcio, vedendo i risultati arrivano, lo fa rimanere. Ma la decisione non sarà comunque, cioè, sarà di Scaravino dal punto di vista finanziario, questo te lo posso dire. Esatto. Dal punto di vista sportivo, credo che tocchi al quello che è arrivato adesso a comandare il livello sportivo, non è Scaravino. E non è Scaravino, scusate, questo è bellissimo. Mettetegli la carta vetrata. Poverino, no, va bene. Per me Allegri accetta qualsiasi cosa. Io qui dissento, e ne parlo anche in privato con qualcuno. Secondo me avrebbe magari accettato qualsiasi cosa se la proposta fosse arrivata da parte di chi lo ha sempre portato in groppa. E da parte di chi invece non lo porta in groppa, non so se accetta. Non lo so. Hai capito quello che voglio dire, Virmone? Sì, no? Chiarissimo. Okay. Ok. Va bene. Zazzaroni propone il rinnovo a Max, ma io... Guarda, se lo fa Zazzaroni, dopo la giornata di oggi, io sono per Zazzaroni. Ricky, se lo Zazzaroni oggi si sbilancia, io sono per Zazzaroni tutta la vita. Va bene, abbiamo vinto 3-0. Abbiamo parlato della partita, dai, abbiamo parlato della partita. Non c'è molto da dire, ragazzi. No, poi era una domanda, quella su Allegri, sì, risposto. Sì, sì, sì. Va bene, direi che un'oretta l'abbiamo fatta pure oggi, dopo le due circa, l'abbiamo fatta nel caffè. La Juventus è sempre più in lotta per lo scudetto. Juven, tutti insieme, dai, chat, Juven.
assolutamente. Di Biagio sul futuro di Conte, non avrebbe accettato la Roma, aspetta Juve e Milan a giugno. A Juve la può aspettare, che non... magna tranquillo, Anto, magna tranquillo. Va bene, ce ne andiamo, salutiamo YouTube, Vittorio, pure stasera, che dobbiamo fare, è andata così. Saluto Vittorio che mi risponde sempre. No, ma è bellissimo, no? Allora, a parte che non arrivano mai a questo punto del video, no? Si fermano sempre alla copertina e robe del genere. Ma io gli vorrei dire, ma quelli che ci scrivono, ecco, adesso ve lo tenete allegri fino al 2030, l'avete voluto voi, e quegli altri, ecco, voi siete qua a aspettare solamente che Allegri faccia un passo falso. Non cagate il cazzo a noi, parlatevi fra di voi. Secondo me, se vi parlate fra di voi, possono nascere delle grandi amicizie. Beh, e noi siamo la live dell'amicizia, da sempre la live dell'amicizia. Fermi un esperimento. Se siete arrivati fino a questo punto, scrivete cacca. Vediamo su YouTube quanti lo scrivono. Allora, quanti commenti così vogliamo? Cioè, almeno 5 commenti, almeno 5 in cui scrivete, però non è che mo adesso voi non lo carichiamo e voi che state seguendo in diretta scrivete, che se no non vale, gli youtuber, quelli che sono solamente su YouTube, li aspettiamo. Va bene. Birmone, ci vediamo domani, ciao caro. Ci vediamo domani, ciao Fabio, buonanotte. Ah, girami lo screen e ciao chat, grazie a tutti, grazie anche a quelli che sono stati con me in vocale, un esperimento che ricarico. Perfetto, tu ovviamente con DAZN tutto sì, prego. Sì, abbiamo tutti DAZN, abbiamo tutti DAZN, pacchetto c'è completo. No, perché c'è la fan chat adesso, noi usufruiamo dell'opzione di fare la fan chat lì per unire le passioni, e allora vedi, tutte le Juve, DAZN. Ciao ragazzi, a domani, vai Sergio. Max Allegri, Massimiliano Allegri, Max Allegri.